Vediamo adesso che cosa. Chiudere la bocca adesso. Abbiamo visto carbonio alogeno, carbonio ossigeno, giusto? Adesso abbiamo visto anche carbonio ossigeno, carbonio, giusto? Lasciamo perdere lo zolfo. Adesso che cosa facciamo? Le stesse famiglie, cioè manca ancora una famiglia, carbonio azoto. Carbonio azoto. Questo è un argomento abbastanza ampio, giusto? Con le ammine che terminiamo adesso, che cosa succederà? Comincerò a vedere le stesse famiglie, ma mettendoci un gruppo CO in mezzo. Carbonio, CO, alogeno. Carbonio, CO, OH. Carbonio, CO, azoto. Avete capito? Benissimo. Allora, prima di tutto, anche qui prendiamo la classificazione. Abbiamo una classificazione che è diversa da quella degli alcoli. Gli alcoli, la basta. La classificazione degli alcoli faceva riferimento al carbonio che teneva il gruppo H, giusto? Qui invece avete il carbonio che si lega all'azoto. E se non me ne frega niente del carbonio che è legato, basta adesso, al carbonio che aggancia l'azoto. Vedete che qui avete, questa si chiama ammina primaria, vedete che questa si chiama secondaria perché? Perché io ho l'azoto legato a due atomi di carbonio e questa sarà un'ammina terziaria. Vedete che sotto avete un alcol terziario, perché questo ossigeno è legato a un atomo di carbonio che è legato a tre atomi di carbonio a sua volta, invece questa si chiama tranquillamente ammina primaria. Allora, fate silenzio. Allora, chiudere la bocca. Quindi stavo dicendovi che l'azoto può essere legato a un atomo di carbonio qualsiasi e non me ne frega niente dell'atomo di carbonio per classificare l'ammina come primaria, secondaria o via dicendo. Chiaro? Va bene? Questo è un atomo di carbonio terziario, ma l'ammina che è legata, questa ammina è un'ammina primaria, perché non me ne frega niente del carbonio a cui è legato l'azoto, ma guardo quanti atomi di carbonio è legata a sé. L'azoto ha solo un atomo di carbonio con cui è legata, quindi si chiama ammina primaria. Chiaro? Speriamo. Ok? Vi ricordo che l'azoto, che cosa può possedere? Non può possedere, possiede una coppia elettronica solitaria, si può agganciare un ione H+, per esempio, una specie con carica positiva, e in questo caso che cosa ottengo? Il sale, un sale. Avete capito bene o no? Chiaro? E qui ci sono dei nomi, vedete qui che cosa ho? Attaccato all'atomo di azoto, 3, 4 catene, qui ho due catene e due atomi di idrogeno, sono entrambi dei sali. Chiaro? Allora, se abbiamo capito questo, per quanto riguarda la nomenclatura, devo essere sincero, sui libri di testo c'è un po' di confusione. Quindi la nomenclatura, io vi ho preso quella che c'è sul vostro libro di testo, è chiaro? Questa che mi sembra intuitiva, però non dovrebbe essere una nomenclatura IUPAC. Va bene? In questa nomenclatura IUPAC voi avete un gruppo ammina, ammino, vedete la catena che si aggancia diventa il sostituente. Va bene o no? Ma questa non è IUPAC. Chiaro a tutti? Poi qualche nome ritenuto, lasciamo perdere questi nomi ritenuti, non mi interessano più di tanto. Silenzio!
chiudiamo la bocca. Allora, qualche piccola osservazione, vabbè, che il legame carbonio-azoto, basta adesso, che il legame carbonio-azoto intermedio, tra il legame carbonio-ossigeno e il carbonio-carbonio, questo è ovvio. Una piccola osservazioncina, vedete che il fatto che questa è una metilammina, senza tanti problemi, vedete che qui avete una coppia che schiaccia un po' i legami, e quindi se li schiaccia il legame è un pochino più stretto, non è 109,5, 106,5, niente di particolare. È chiaro? È importante però valutare bene questo legame, cioè il legame che si forma tra questo legame e il piano determinato con questi due legami. Chiaro? Vedete che se io avessi un'ibridazione SP3 classica, il legame dovrebbe essere di 125. Nella metilammina, vedete che non è che ci sia poi più o meno di 125, va bene. È chiaro? Nell'anilina, e vedremo il motivo, è di 142. Quindi è notevolmente più ampio. Nella formammide, vedete che è diventato 180. Quando il legame, questo legame, tende ad aumentare, l'ibridazione tende a diventare simile a SP2. Quindi il fatto che qui abbia un'ibridazione maggiore vuol dire che in pratica questa coppia viene condivisa con l'anello benzenico. Avete capito, sì o no? È chiaro? Non completamente, ma su questo entriamo. Notiamo anche questo nome, degli altri nomi non me ne frega niente, ma questo nome lo dovete sapere. L'anilina è un nome ritenuto che dovete conoscere assolutamente. Chiaro? Anilina. Anello benzenico NH2 legato. Chiaro? Allora, perché è importante l'anilina? Allora, cominciamo a valutare una delle caratteristiche principali delle ammine. Le ammine sono dei composti basici. Chiaro? Va bene? Se sono dei composti basici, il motivo qual è? Che c'è l'azoto che ha un doppietto che può legarsi con una specie H+. È chiaro? Sì o no? Naturalmente dobbiamo valutare le varie ammine, l'anilina però è il composto meno basico delle ammine. C'è un bel salto di stabilità, c'è un bel salto di basicità. Perché l'anilina è il composto meno basico? Provate a dirmelo voi. Che cosa abbiamo qua? È il composto meno basico delle ammine. Siamo proprio con qualche ordine di grandezza di basicità differente. Perché che cosa fa? Effetto più M. Mette in comune la sua coppia elettronica con l'anello. Effetto più M, vi ricordo, è un effetto attivante. Giusto? Quindi l'anello è più propenso alla sostituzione nucleofila. È chiaro? Allora, silenzio. Quando voi avete, vedete che se la coppia viene messa in comune con l'anello e poi dall'anello viaggia nelle solite tre posizioni, orto, para e di nuovo orto, che cosa c'ho? Queste strutture stabilizzano il fatto che venga regalata la coppia elettronica. Automaticamente, se viene regalata la coppia elettronica all'anello, adesso stiamo girati e piantiamola, chiaro? Che cosa succede? Noi abbiamo che è meno disponibile per la specie H+. È chiaro, sì o no? Notate, noi abbiamo, lo vedremo nelle preparazioni, due possibilità. Quando abbiamo l'anello benzenico noi possiamo agganciargli facilmente NO2, mentre l'NH2 è attivante, il gruppo NO2 è fortemente disattivante.
Però che cosa posso fare? Mediante un processo di riduzione io posso trasformare il gruppo NO2 in un gruppo NH2. È chiaro? E questo è l'unico modo, è uno dei modi per ottenere l'anilina. Di sicuro non posso usare l'ammoniaca con l'anello benzenico. È chiaro a tutti? Benissimo. Procediamo. Comincio già ad accennare, quando noi abbiamo la catena CO in mezzo e NH2, voi, basta adesso, ho detto, quando voi avete catena NH2 ma in mezzo avete un CO, questo composto si chiama ammide, quindi ammine e ammidi. Tanto per intenderci, questo gruppo come si chiama? Acilico. Acilico. La catena invece come si chiama? Alchilico. Se io avessi una benzene come si chiamerebbe? Arilico. Capito bene sì o no? Acilico. Questo è un gruppo acilico. Chiaro? Il gruppo acilico per lo stesso motivo per cui abbiamo visto l'anilina, l'acidità è molto, la basicità è molto molto bassa, perché vedete che io posso avere questa struttura, con questa struttura e in questa struttura vedete che la coppia non è più disponibile. Quanto conta questa struttura? Basta andare a vedere l'angolo. Vedete che, silenzio, tanto torniamo dopo. Se vedete questo angolo, questo è piano, quindi qui sembrerebbe proprio un'ibridazione SP2 tipica di un doppio legame. È chiaro o no? Con l'ossigeno o meno. Quindi questa, qui la coppia è ancora meno disponibile rispetto all'anilina. Capito? Allora, veloce, coppia velocemente. Allora, basta! Chiaro? Adesso, tanto vedi che qui, anche qui c'è il doppio legame e col doppio legame sparisce la coppia e l'ibridazione diventa SP2 completamente planare. Chiaro? Allora, osserviamo adesso la KB. Io vi ricordo che tanto maggiore sarà la KB, tanto maggiore sarà la caratteristica basica. È chiaro, sì o no? Allora, vedete che, parliamoci chiaro, più o meno qua siamo tutti nello stesso range. Chiaro, sì o no? Non è che questo, quello che conta è il ragionamento. Ragionamento che cosa si dice? Che l'ammoniaca ha un pH adeguato, questi hanno un pH, una pKb, scusate, non pH, pKb intorno a 3. Questo lo dovete sapere. Cosa vuol dire? Che più o meno bazzicano tutti intorno allo stesso range. Tutti questi che cosa sono? Tutte queste fino a qua. Che cosa sono? Anche fino a qua. Queste sono ammine primarie, questa è un'ammina secondaria, giusto? Sì o no? Ok? Questo sembrerebbe che, perché vedete che c'è una leggera bazzicano nello stesso modo e rispetto all'ammoniaca come sono questi composti più basici? Non andiamo a vedere 3, 4, 3, 2. Senz'altro 3,4 è ba più basico di 4,7. Perché sono più basici? Perché voi qui che cosa avete? Avete un effetto induttivo della catena. Siamo d'accordo, sì o no? L'effetto induttivo spinge i due elettroni di legame verso l'azoto e così l'azoto rende più disponibile la coppia e quindi il composto diventa più basico. Quindi la cosa che dovete capire è che l'ammoniaca è meno basica di questi tre e la spiegazione la dovete sapere. È chiaro a tutti o no? Siamo d'accordo tutti? Va bene?
questo fosse il ragionamento, quando è secondaria dovrebbe essere più basica. Vedete, col metile, se c'è il metile c'è questo effetto induttivo, silenzio, il metile ha un effetto doppio, se ci sono due metili, due effetti induttivi. Con l'etile ancora di più. Vi ricordo che l'etile, che cosa mette in atto? Anche quell'effetto molto strano che si chiama iperconiugazione. È chiaro, sì o no? Iperconiugazione. Vedete? Quindi vedete che questo mette, fornisce l'iperconiugazione, si abbassa. Se qui ne mettiamo due, effetti iperconiugativi, diventa ancora più bassa. Chiaro, sì o no? Quando abbiamo la terziaria, però, vedete che la basicità comincia a diminuire. Secondo voi, perché con una mina, quindi abbiamo capito, prima, l'ammoniaca, le ammine primarie sono più basiche dell'ammoniaca. Secondaria più, dovrebbe essere un po' più basica, ma comunque, vediamo se c'è l'etile, gruppo, è ancora più basica, giusto? Perché con il terziario si ha un'inversione di tendenza. Lo vedete bene qua. Qui vedete 4,3, qui abbiamo di nuovo l'effetto induttivo che gioca bene, ma con l'ammina terziaria qui, che cosa? Basta! Perché qui la basicità è aumentata. Dovrebbe essersi che cosa? Voglio due parole per spiegare questo aumento di basicità, questo aumento di questa diminuzione, scusate, di basicità. Ingombo osterico, bravo. Qui, ingombo osterico, qui vedete che io ho 3,2 che assomiglia molto a quella secondaria, abbiamo tre gruppi che mettono fortemente. Se voi fate il confronto tra questo, tra la dietilamina e la trietilamina, dovrebbe esserci un bel salto, giusto sì o no? È chiaro? Il bel salto non c'è, perché quello che conta è l'ingombo osterico. È chiaro a tutti o no? Capito? Quindi con l'ammina terziaria va di mezzo l'ingombo osterico e basta! E la basicità cambia notevolmente, ok? Allora, invece, qui non c'è l'anilina, la basicità. Allora, solo un attimo. Vedete, l'anilina ha una Kb di questo valore, cioè pKb 9,4, molto minore dell'ammoniaca, e il motivo mi sembra che sia chiaro. Allora, voi dovete assolutamente, basta, voi dovete assolutamente sapere questo discorso, è chiaro? E queste considerazioni, ok? Questo schema lo dovete sapere bene. Voi avete due sostituenti, il gruppo H, basta, e il gruppo NH2. Tutti e due i sostituenti come sono? Attivanti. E se sono attivanti sono anche orto e para orientanti. Però con il fenolo noi parliamo di acidità, quindi sull'effetto attivante dell'anello in entrambi i casi spero che non si metta in discussione. Sia l'ossigeno sia l'azoto danno una coppia, mettono in comune con l'anello effetto più M all'anello benzenico, mettono in comune la loro coppia e quindi arricchiscono l'anello di carica negativa e quindi la sostituzione elettrofila può avvenire con più facilità. Chiaro? Va bene?
Quindi sono tutte e due attivanti, sia l'OH che l'ammoniaca, lo ione sia NH2. Chiaro? Però il fenolo che comportamento ha? Comportamento acido, giusto sì o no? E l'acidità del fenolo, scusate solo, stavo dicendo, l'acidità del fenolo, quando voi avete degli effetti induttivi, degli altri sostituenti che hanno un effetto induttivo più M e più I, l'acidità diminuisce. È chiaro sì o no? Se invece voi avete l'anilina e avete dei sostituenti con effetto più M più I, che cosa fanno? Mettono dentro l'anello della carica negativa, che fanno sì che la coppia elettronica dell'NH2 sia meno condivisa e quindi la basicità aumenta. Avete capito bene sì o no? È chiaro a tutti? Benissimo. Allora, poi avete naturalmente qui tutta una serie di giochetti, vedete, questa è l'anilina, se io metto il CH3, appunto quello che vi stavo spiegando, regalo della carica, quindi diventa più basica, giusto? Basta, se metto il CF3 attiva gli elettroni e quindi diventa meno basica. È chiaro a tutti? NO2, chiaramente questo effetto è ancora più marcato. Avete capito bene o no? Ok? Benissimo. Queste strutture ve le chiedo. Capito bene o no? Queste due strutture, l'effetto del nitrogruppo come il nitrogruppo influenza la basicità. Nitrogruppo sveglia NO2. La basicità delle ammine. Chiaro? Ok? Oppure gli alogeni. Scegliete voi. È chiaro? Come mai si è alzato così? Chiudete la bocca. Silenzio. Come si fa a togliere questo effetto? Muoviti solo. Sì, io mi muovo. Ma appunto. Mi muovo. Non lo so. Allora, chiudere la bocca. Allora, perfetto. Ok, procediamo. Ti svegliavi un po' prima. Allora, ricordatevi questo è un composto che dovete sapere, si usa spesso come solvente, il nome, mi dispiace, lo dovete avere. Piridina. È chiaro? Nella piridina, vedete che l'aromaticità, le regole di Euclid dell'aromaticità vengono rispettate, è chiaro? La coppia viene messa all'esterno in un orbitale sp2. Purtroppo sp2 è meno disponibile comunque la coppia che non dentro un sp3, è chiaro? Questo è il motivo per cui anche se la coppia non viene condivisa con l'anello, è pur sempre un composto meno basico rispetto all'ammoniaca, perché questa coppia trovandosi dentro l'SP2 è meno disponibile per una specie H+. È chiaro?
ok? Vabbè, lasciamo perdere questo, non ve lo chiedo, ok? Questo è un ripasso solo sulla sostituzione elettrofila che spero che abbiate ampiamente capito. È chiaro? Ok? Queste strutture le abbiamo già viste ampiamente. Ok? Adesso possiamo entrare nel vivo. Cominciamo con le proprietà fisiche. Vedete? Direi proprio di sì. Non dell'anilina, delle ammine. Allora, vedete? Temperatura di ebollizione molto bassa. Legame idrogeno, temperatura di ebollizione alta. Anche l'azoto dà il legame idrogeno. È chiaro? Quindi, facendo un legame idrogeno, anche se più debole rispetto al gruppo H, vedete che la temperatura di ebollizione è alta, più alta rispetto a dei composti che hanno un peso molecolare simile. Chiaro? Quindi senza legame idrogeno, temperatura di ebollizione bassa. Esatto. Con legame idrogeno, temperatura di ebollizione tende a crescere. E anche l'azoto? L'azoto ha un legame idrogeno, okay, ma è più debole rispetto al legame idrogeno rispetto dell'ossigeno, come potete vedere benissimo qua. Chiaro? Molto bene. E quindi la temperatura di ebollizione non è troppo alta. Lo vedi? Non è meno 42, 17, ma non è 78. Chiaro? Silenzio. Qui notate, se io ho una mina terziaria, il punto di ebollizione il punto di ebollizione è decisamente più basso. Perché? Perché con la mina terziaria non avete degli idrogeni, è chiaro, che possono dare il legame idrogeno. È chiaro a tutti? Ok? Ok? Vedete qui la sequenza? Basta! Chiaro? Benissimo. Ok? Benissimo. A questo punto, qui, ecco, cominciamo con la nomenclatura. Vabbè, i sali, cloruro d'ammonio, vedete, cloruro di tetrametil ammonio, dovete indicare le catene che formano. È chiaro? Lasciamo perdere che questo è troppo complesso, non mi interessa più di tanto. Adesso, però, sui testi dicono che questa sia la nomenclatura IUPAC, che sia di questo tipo. State attenti che, come vi ho già detto, c'è parecchio pasticcio sui vari testi. Qui, sul vostro libro di testo, dicono che l'NH2 non può essere un gruppo priore. Mai. Quindi vedete, lo trattano come un sostituente senza tanti problemi. È chiaro o no? Esattamente qua. Ok? Invece l'altro nome deriva dalla l'altro nome deriva da una convenzione, non so dove diavolo ero, ok? Gli appunti li ho ripetuti due o tre volte, che non vi fa male. Eccolo qua.
Silenzio. Ecco. Ok. Questo nome di us... Basta! Cosa vuol dire basta? Stai composto. Questo nome di mettere ammina in fondo viene utilizzato in questi chemical substance, cioè una situazione un po' particolare. Va bene? Chiaro? Quello che io vi chiedo però è semplicemente la nomenclatura IUPAC. Ok? Notate, quando io ho solo un attimo, ho detto, se io lo tratto come un sostituente normale, posizione del sostituente, catena finale senza tanti problemi, giusto? Invece, se io ho qua, ovviamente se sono due di ammino, non penso che sia questo un problema. Qui, se io ho l'azoto, che ha non solo legato una catena, ma due catene. Io ho trovato una lezione che specifica che uno deve mettere due, perché è la posizione del gruppo ammino, e poi mettere la lettera N. Io adesso vi interrogo tutte e due, così la piantate. Stiamo composti e state separati, così la piantate. Allora, stavo dicendo, catena base, atomo di carbonio 2, quindi davanti 2. Questa è la catena più lunga, ovviamente. Cosa avete qua? Un metile, visto che è agganciato all'ammino, mettete un 2. 2 perché 2 è riferito all'ammino. Il fatto che il metile sia agganciato all'azoto, N-metil. Avete capito, sì o no? Chiaro? C'è anche, quindi qua, ne avevate due di nomi, si va in ordine alfabetico, vedete, N-etil, N-metil. Ok? Qualcuno, che cosa fa? Invece, quindi, mette proprio un numero. Lo vedete bene il numero? Vedete che qui c'è un numero. Se ci metto le parentesi, quello dentro, che cosa avete? Il numero è riferito alla catena del sostituente, giusto? Quindi l'1 dove è messo e dove è messo il gruppo NH2. Poi che cosa c'è scritto? Se uso la parentesi, che cosa avete? Etil, metil. Non c'è bisogno di altro, questa è un'altra opzione. Come vi dicevo, state attenti che qui sembra che lo facciano opposto, ognuno fa le regole a modo suo. Capito bene o no? Ok? Guardate questi esempi, io non vi chiederò come, non vi chiederò le altre regole di nomenclatura, visto che c'è questo pasticcio. Altre regole di nomenclatura oltre a quegli esempi che vi faccio. Vedete che qui, che cosa avete? Non si mette, qui mette due volte N. Io mi baso su quello che ho trovato sui testi. Ogni testo fa la storia stessa. Studiatevi solo questi esempi, vi farò delle domande di nomenclatura, ma non uscirò fuori da questi esempi. Chiaro? Benissimo. Quelli che vi faccio vedere adesso. Chiaro? Benissimo. Ok? Benissimo. Allora, ok. Adesso cominciamo a vedere questo tipo di vibrazione che è particolarmente importante. L'azoto può avere, se ha tre sostituenti diversi, è una molecola chirale. Cosa vuol dire? Che l'immagine speculare non coincide con la molecola. Le due immagini speculari sono due molecole differenti.
sulle due immagini speculari dovreste applicare quello che abbiamo visto l'anno scorso. Uno sarà l'isomero R, l'altro sarà l'enantiomero R, l'altro sarà l'enantiomero S. Però voi che cosa avete qua? Avete una cosa, avete questo tipo di vibrazione che si chiama ombrella mode. E perché si chiama ombrella mode? Pensate a un ombrello in una giornata particolarmente ventosa e l'ombrello cambia la sua cambia la sua angolazione. E vedete che attraverso questo ombrella mode che cosa succede? Che i due, che uno è enantiomero, si trasforma attraverso questa vibrazione abbastanza velocemente nell'altro enantiomero. Morale della favola, se io l'azoto che ha solo tre sostituenti, anche tre diversi sostituenti, non è non forma degli enantiomeri, perché se un enantiomero si trasforma nell'altro e viceversa, eccetera. Quando è che l'azoto continua a essere, comincia a essere otticamente attivo? Che cosa avete qua? Un azoto che ha tre legami diversi. Questa è una molecola caratteristica che si chiama base di Troger. Vedete benissimo che con questa molecola devo sequestrare il cellulare. Devo sequestrare il cellulare, togliamolo subito. Fanciullo, muoviti. Se mi alzo, metto una nota se c'è un cellulare. Alzati. Allora vuol dire che stavi solo godendoti la bellezza del tuo ombelico. Allora, stavo dicendo che se noi abbiamo questa, silenzio, in questa molecola, che cosa avete? La vibrazione, non bella moto, chiaramente bloccato. Quindi voi avete qui una coppia di, avete senz'altro che questa molecola presenta degli enantiomeri. È chiaro a tutti? Ok? Naturalmente, se l'azoto reagisce formando un ione con quattro sostituenti diversi, che cosa succede? Siamo esattamente nella stessa situazione del carbonio e quindi chiaramente avrò una coppia di enantiomeri. Chiaro a tutti? Ok? Qui le proprietà fisiche ve le avevo già messe, ok? Adesso qui abbiamo una discussione che riguarda le preparazioni, come abbiamo visto per gli alcoli. È chiaro? Le ammine come si possono ottenere? Dalle ammidi, dai nitrili. I nitrili sono composti in cui voi avete un ciano gruppo, CN, chiaro? Catena. CN, questo ciano gruppo lo potete trasformare in un NH2, è chiaro? Aldeide e chetoni e anche con, per i composti aromatici ci sarà una discussione particolare. Avete focalizzato bene questa immagine? Sì o no? Ok? Forza, muovetevi. Cominciamo a vedere oltre a questo schema almeno la prima preparazione. Cominciamo a vedere le ammine primarie, ok? Ammirate questo schema per la formazione delle ammine primarie. Si parte da un alcol, quindi avrete una reazione di sostituzione elettrofila. Nucleofila, scusate. Chiaro? Ambiente acido. Osservate. Questo schema lo dovete sapere bene. Trasformo l'alcol mediante ossidazione in un acido. Giusto? Il gruppo H, non abbiamo ancora visto la reattività degli acidi, ma anche se non è proprio, non è una sostituzione come cinetica SN1 ed SN2, anche gli acidi danno lo stesso, la stessa reattività se non la cinetica. È chiaro sì o no? La stessa reattività cosa vuol dire? Che io posso sostituire
facilmente questo gruppo H. Chiaro? Cominciamo a vedere di sopra. Sostituisco, ci do un cloro, processo di riduzione, scusate, processo di sostituzione nucleofila, sostituisco, ottengo un ammide, mediante una reazione particolare posso espellere questo CO e io ottengo un'ammina. È chiaro a tutti o no? È chiaro a tutti? E ottengo un'ammina, ma se voi osservate rispetto al composto di partenza, cioè questo, questa ammina che cosa ha? Un atomo di carbonio in meno. Chiaro a tutti? Seconda possibilità. Io faccio, sostituisco, processo di sostituzione nucleofila che avviene con facilità, sostituisco con un cianuro, chiaro? Ottengo il ciano composto, processo di riduzione, che cosa ottengo? Un'ammina. Chiaro? Questo è un alogenuro di fosforo, sveglia! Non ti rispondo neanche, perché dovresti averlo saputo con la reattività degli alcoli che abbiamo fatto. Chiaro? Se osservate questo processo, vedete che questo diventa un CH2, questo diventa un NH2, quello che ottenete alla fine, che cosa avete? In pratica, un atomo di carbonio in più. Sentiamo un atomo rispetto all'alcol. Allora, tu sei arrivato fino qua. Con un processo di riduzione, riduzione adesso anche se meno ovvio, ossidazione che cosa vorrà dire anche? Aumentare il numero di ossigeni, giusto o no? Ossidazione potrebbe essere aumentare il numero di idrogeni. Chiaro? Quindi, con un processo di riduzione, vedi che ho aumentato il numero di idrogeni qua e su questo atomo di azoto e io ho ottenuto l'ammina, che rispetto all'alcol primario, che cosa possiede? Un atomo di carbonio in più. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Ok? Sì. Siamo d'accordo tutti? Se stai zitto lo spiego. Seconda possibilità. Io trasformo questo H in un alogenuro. Giusto, sì o no? Siamo d'accordo? L'alogenuro potrebbe, adesso senza adesso andare a vedere ancora Gabriel, potrebbe benissimo dare una reazione di sostituzione nucleofila con l'ammoniaca. L'ammoniaca che cos'è? Un nucleofilo, cioè la sua coppia, giusto sì o no? Quindi potrebbe dare la sostituzione nucleofila direttamente con l'ammoniaca. Ma c'è una grana che vedremo dopo. Adesso io vi faccio la domanda. E Gabriel elimina questa grana che vedremo. Anche questo dà la sostituzione nucleofila. Giusto sì o no? Ma perché? Per avere l'ammina, vedete che l'ammina stavolta mi ha dato la sostituzione con lo stesso numero di atomi di carbonio che c'è qua, io devo passare dall'alcol all'alogenuro e non posso dall'alogenuro direttamente ottenere l'ammina mediante sostituzione nucleofila. È chiara la domanda? Gabriel, è un'altra cosa. Mettici pure ammoniaca qua. Okay. Con l'ammoniaca, sostituzione nucleofila, X viene sostituito con NH2. Giusto? Siamo tutti d'accordo? Domanda, perché io non ho potuto fare la sostituzione nucleofila direttamente dall'alcol? Abbiamo visto che gli alcoli danno la sostituzione nucleofila.
Chiaro? Voce. L'opposto piuttosto. Voce. Metterò un voto in più nell'ultimo compito, chi mi saprà dire questo. Hai capito cosa vuol dire? Cioè, no. Perché la sostituzione nucleofila dell'NH2 ha bisogno dell'alogenuro NH2 che funziona come sostituente, come sostituzione, come nucleofilo, giusto? L'ammoniaca, NH3 come nucleofilo. Perché la sostituzione nucleofila la devo far avvenire sull'alogenuro e non posso farla avvenire sull'alcol invece, che dà alcol, che dà la sostituzione nucleofila. Chiara la domanda? Muoviti, ma neanche per idea. Perché per avere sostituzione nucleofila io ho bisogno, se c'è un alcol, assolutamente, tranne che con l'alogenuro, di un ambiente acido, se no lo H non esce. Se ho l'ambiente acido, l'acido che cosa fa? Protona l'ammoniaca, si forma lo ione ammonio, non avendo più la coppia, non può agire da nucleofilo. È chiaro?